Bentornati e benvenuti al Gran Caffè Gambrinus. Siamo a Montecatini Terme e qui, grazie all'organizzazione di Andrea Spadoni, direttore della rivista Il Giullare, assieme alla volontà dei fratelli Carrara, alla grande idea di Giorgio Panariello, è nato il talk show Senti se c'è un amico, dove peraltro vi abbiamo portato settimanalmente a conoscere alcuni dei personaggi che hanno preso parte alle serate condotte magistralmente da Walter Santillo. Da agosto però non ne abbiamo più parlato, ma c'è un motivo. È molto semplicemente perché il talk show ha preso un periodo di ferie. Riprenderà puntualmente a settembre, dove si annunciano personaggi veramente al top. Ma vediamo gli ultimi personaggi che abbiamo incontrato prima della pausa estiva. Ricordo che abbiamo conosciuto personaggi da Lele Mora a Selvaggia Lucarelli, passando per Giorgio Panariello, per Ceccherini e il Paci. Quindi vediamo un attimo gli ultimi personaggi in ordine di tempo che si sono avvicendati qui sul palco del Gambrinus. Iniziamo con il conoscere Selvaggia Lucarelli, che ricordo essere la conduttrice di Celebrity Now, satira selvaggia che va in onda su Sky 1 sin dal 2012. Buonasera. Buonasera. Siamo qui con Selvaggia Lucarelli. Sono io. Meravigliosa veramente, più dal vivo che in televisione. Complimenti. Grazie. E Selvaggia, lo sapete, c'ha una trasmissione importante su Sky 1. Sì, ho un programma che si chiama Celebrity Now, che quest'anno è stato molto, molto divertente, che è andato avanti per tutta la stagione. È un piccolo, diciamo così, fenomeno di nicchia, perché parlare di gossip in una TV, insomma, molto di nicchia come Sky, in cui la gente cerca il cinema, lo sport, è stato molto divertente. Difficile parlare di gossip comunque, o le notizie abbondano o bisogna andarsele a cercare? Ecco. È sicuramente un periodo un po' di austerità da quel punto di vista, cioè il gossip legato ai personaggetti da copertina che durano una stagione funziona molto meno, cioè sopravvivono in pochi, dalla Satta a Belen, però anche Belen mi sembra imborghesita, ha messo su famiglia, cioè, quindi in realtà funziona più il gossip politico, quindi tutto quello che succede dietro le quinte della politica, che è comunque gossip, cioè è inutile dargli nomi più, si può chiamarlo costume, per dargli una parvenza e per nobilitarlo, però in realtà è gossip, di gossip si tratta, cioè quando leggiamo le intercettazioni che non hanno nessun tipo di valore da un punto di vista legale, eccetera, ma sono semplicemente spiare il buco della serratura, quello è gossip. Abbiamo visto, o meglio, abbiamo letto un po' tra le righe dei giornali una certa diatriba, cioè con la Hunziker. Giusto? No, ma quale diatriba? No, per carità, no, ho notato una copertina di Vanity Fair in cui lei era veramente deformata da Photoshop, lei così bella, proprio l'emblema della donna naturale, della naturalezza, che aveva questi occhi azzurri, tra l'altro da quando Michel Hunziker che erano gli occhi azzurri, questa bocca così strana, gonfia, quindi insomma sono un po' gli obbrobri di Photoshop, ecco, solo quello, poi per carità, Hunziker era una creatura meravigliosa. Ti ringraziamo e ti lasciamo alla serata di stasera. Cosa ci racconterai? Ma parleremo molto di social network, parleremo del mio lavoro, di quello che è, insomma, trattare, maneggiare la materia gossip, parleremo di giornalismo, parleremo di ironia, di satira, insomma, parleremo un po' di cavoli nostri. Bene, grazie di nuovo. Grazie a voi. Buona permanenza, grazie. A Montecatini. Grazie. Un altro personaggio che ci dà tutte le mattine il buongiorno dalla radio, da R101, e tutte le sere ci porta dentro gli stadi a vedere gli striscioni della domenica, da Pisa, Cristiano Militello. Oggi abbiamo il grande Militello. Sì, io mi sono messo questa maglietta affinché possiate fare anche il bianco con la telecamera, perché tu tecnicamente sai a cosa mi riferisco, quindi se servisse che cambia la luce a un certo punto dici... C'hai un pezzettino bianco, vengo io e così si chiama fare. Dal palco, dice aspetta un minuto. Esatto, eccomi qua. Ma come fai tutte le domeniche a trovare le striscioni più curiosi? Beh, oramai come dire, mi appoggio anche su una rete di fiancheggiatori e di fotografi, poi noi Striscia viviamo per tutto il programma sulle segnalazioni, sia che siano segnalazioni di truffe, segnalazioni di cose che non vanno, di costruzioni, di sprechi e quindi anche di striscioni. Quindi campando sulle email che arrivano, oramai poi ognuno con un telefonino è cronista con questi iPhone, queste cose, quindi però abbiamo anche i nostri fotografi che ci mandano, sì, esatto, la base insomma del lunedì.
Senti, dunque, noi ti abbiamo visto, o meglio, ti avremmo dovuto vedere a teatro, nel senso che... Non siete venuti. Non siamo venuti, veramente, però c'eravamo la sera prima, dove sei stato un gran signore. Sì. Qui a Montecatini Terme ti hai lasciato la scena all'Asfalt. Beh, vorrei vedere, insomma, associazione meritoria, concerto strameritorio, perché anche solamente avere la mia locandina accanto a quella di David Elfgott, infatti ho fatto anche la foto, è di per sé un evento. Beh, dimmi che sei rimasto a casa insieme a altri 10 milioni di persone a vedere Italia-Brasile, perché uno fissa la prima nazionale il 22 giugno convinto che non ci sia niente calcisticamente parlando, e invece giustamente c'era. Però è andata molto bene ugualmente, siamo molto contenti sia della critica che del pubblico. Hai fatto una puntata anche dello striscione sul 22? Ma guarda, sono venuti, abbiamo provato a fare questo esperimento, cioè a invitare in teatro i club calcistici. Quindi c'erano due o tre club che hanno trasformato nel clima delle curve un luogo magari un pochettino più ingessato e strutturato, come capita. Mio zio, che è una gag che fa spesso. Così, un tempismo perfetto, e quindi c'era un grande fermento, sembrava veramente quasi una curva, un esperimento che vogliamo ripetere andando in quella città. Chiameremo i club di quella squadra, di quella tifoseria, magari chiamando anche gente che a teatro non ci va spessissimo, insomma. Tu, oltre a questo, Radio 101 la mattina, giusto? Sì, si vede molto dalle occhiaie. Sì. No, come ormai, fai? No, ecco. Ormai, vabbè, ho metabolizzato la sveglia alle 6, un po' per la doppia paternità ravvicinata, ecco, non è che il sonno sia proprio la prima delle cose negli ultimi anni a casa mia, un po' perché l'impegno lo richiede, quindi ho un po' cambiato il mio, i miei bioritmi da artista. È una questione di abitudine, insomma, una cosa bella, impegnativa, ma anche divertente. Quindi dare la sveglia agli italiani, sono al sesto anno, sembra ieri, volato. E l'ultima domanda, quella che ti vogliono fare tutti. Ci saluta Greggio e la Onsica. Sì, no, in realtà questa sì, è vero, è molto gettonata, ma la domanda che più mi fanno è: ma quelli che trovi fuori dallo stadio sono veramente così? Oppure sono veramente così? Perché noi oramai la televisione ci ha così disabituato al vero, che quella cosa lì che faccio io, che è più vera del vero, e che è il nostro vicino di casa, il nostro, quello alla fermata del pullman, siamo noi quelli che vanno allo stadio, la gente è talmente potente che pensa che sia preparata. Ovviamente fosse preparata eviterei di trascorrere le mie domeniche tre ore fuori dallo stadio, da Udine a Catania, insomma, starei con i miei bimbi. Veramente, Livorno veramente ci dà dei personaggi incredibili. Questa volta, rimanendo proprio nell'ambito livornese, da servizio pubblico la penna graffiante di Vauro. Ci troviamo al Gran Caffè Gambrinus con la penna più graffiante d'Italia, la penna di servizio pubblico, Vauro. No, sto a guardare che... No, è una penna... la penna pennarello normale. bisogna vedere chi è ci alta, sta... Alta tecnologia però, eh. È sempre la migliore comunque, perché difficilmente frega. No, frega. Frega. Dicevo, la penna più graffiante, perché tanto sei pistolese, peraltro. Sì, giusto? Sì, ma città del malcontento, o piove o sono a morto o tiramento, questo è. Bella città che ha dato i natali a Mamma Ebe, a Licio Gelli, a Vanni Fucci, tanta la Divina con me, e anche al sottoscritto. Anch'io ci sono nato, quindi guarda. Ah, vedi, siamo in buona compagnia. Il calderone è completo. Dunque, tu ci hai fatto morire dal ridere a servizio pubblico con delle vignette eccezionali. Mi fa piacere. Che colpivano sempre nel segno poi del momento, e veramente uno spirito unico. E niente, ma non sei solo questo, perché sei anche uno scrittore, giusto? Ma sì, scrivo, sono al quinto romanzo, sto ultimando il quinto romanzo. Cosa sono non lo so nemmeno io, ma è bello non sapere bene cosa si è, no? Perché così si continua a cercarsi, e anzi a cercarci insieme agli altri. Il tratto comune del mio, diciamo, lavoro, della mia passione, perché forse è più onesto dire passione, è quella, la voglia di raccontare. Si può raccontare con tanti strumenti,
si può raccontare con la vignetta, che è quello che è forse più conosciuto degli strumenti che uso, con il disegno, con la battuta che ha, il respiro rapido dell'attualità, del momento, eccetera, si può raccontare con le parole di un articolo o con le parole di un romanzo che hanno il respiro più ampio di una narrazione più vasta. L'importante io credo che siano due cose, la passione che dicevo prima e l'aver qualcosa da raccontare, e le due cose si congiungono, perché se non si vive con passione è difficile scoprire quanto invece c'è da raccontare. Giustissimo. Ora mi sta sfuggendo una domanda, ma anzi mi è tornata, sì, era interessante, perché quello che ti volevo chiedere era il tuo rapporto con la Chiesa, no? So che in passato hai avuto tramite una vignetta qualche problema, no? Ah beh sì, una condanna, 3 mesi, però c'ho la condizionale, sono bruciato 3 mesi di condizionale. Vabbè, ma insomma io non sono fra quelli che si stracciano le vesti dicendo... Ognuno fa il mestiere suo, insomma. Sì, no, volevo chiederti in particolare, secondo te, con il nuovo Papa, se c'è qualche spiraglio diverso nella nuova Chiesa? Io non mi intendo molto di papi, diciamo, anzi, per quanto riguarda i papi, devo ammettere, lo ammetto senza nessuna riserva, ho dei forti pregiudizi, diciamo, rispetto ai papi. Non mi basta certamente che, poi ora ce ne sono addirittura 2, insomma non esageriamo, già uno era una bella rottura, andando a raddoppiare mi sembra eccessivo, e per cui per me un papa è comunque il rappresentante non di Dio ma di un potere terreno e molto terreno. Questo non vuol dire che non abbia rapporti con la Chiesa, io non sono un credente. Ma c'è anche un'altra chiesa, una chiesa diversa, e sto pensando, purtroppo da poco se n'è andato, al mio grandissimo amico Don Gallo. Ecco, con Don Gallo eravamo più che fratelli, forse anche fratelli in senso religioso, perché quando la religione si esprime con l'umiltà, la generosità e la passione, siamo sempre alla passione non solo del dire ma anche del fare che Don Gallo aveva, bene, io la invidio quella religiosità, e quindi in qualche modo mi sento religioso anch'io, clandestinamente. Tant'è che l'ultimo libro che abbiamo fatto insieme, purtroppo poco prima che morisse, che si intitolava Come un cane in chiesa, beh, del cane del titolo mi sentivo io, però in chiesa, sì, nella sua. Perfetto, nella sua chiesa vera, diciamo. Sì. Esattamente. Ti ringraziamo di tutto. Figurati, buon lavoro. Grazie. Ed ecco a voi Graziano Salvadori. E che tu ci fai qua? Mi hanno chiamato qui a questo coso, qui ce l'hai un amico, e allora ho detto, ce l'hai un amico, lui ce l'ha, io no, però insomma, sono venuto. Sei venuto come amico? Sì, come amico, io sono venuto come amico. Ascolta, ti abbiamo visto alla cerca di nuovi volti, eccoci, mi sta preoccupando onestamente. Rinuovi volti a Pistoia durante un casting, com'è andato il film? Beh, allora, il film andrà bene perché esce il 26 settembre nei cinemi, e quindi stiamo aspettando questa data. Tra l'altro l'ho fatto uscire il 26 perché il 23 è il mio compleanno, quindi festeggio tranquillo, dopodiché mi suicido il 27 quando dovrei uscire il film. No, vabbè, no, il titolo? Sarebbe stato facile, un film toscano, carino. Non dovrei dirlo io, ma lo dico, senza parolacce, non ci sono parolacce in tutto il film, e quindi questo è secondo me un valore aggiunto per i toscani, che siamo sempre considerati grezzi e ignoranti da tutte le parti. Quindi volutamente non ho messo neanche una parolaccia. Gli attori, Nichi Giustini, Katia Beni, Novello Novelli, Alessandro Paci, Beatrice Maestrini, Cristina De Pin, Sergio Forconi, sono tantissimi, per cui è un film spiritoso, non è prettamente da ridere, è un film anche che ha un significato, quindi vi invito tutti a vederli. 26 settembre sarebbe stato facile, io sono con lui, attaccato così. Perfetto. E sempre per rimanere in tema Striscia la Notizia, facciamo adesso 2 chiacchiere con il grande Ballantini, lo abbiamo visto anche nei panni di Matteo Renzi.
Siamo con Dario Ballantini qui al Gran Caffè Gambrinus, sono ancora reduce dall'intervista per l'appunto precedente e stavo pensando a quello che mi ha detto, una riflessione profonda di Mauro a proposito di Chiesa Vera e Chiesa Terrena. Ma al di là di quello, noi sappiamo che tu sei un artista completo, perché ti abbiamo visto all'opera anche pittorialmente, diciamo, il fatto de... Sì, è un'attività parallela che ho da sempre, quindi hanno tutti e due circa 30 anni. Ho iniziato a 19 anni, quindi ne ho 49. Quindi eclettico, fai di tutto? No, sì, l'ho sempre fatto perché in casa mia mio padre dipingeva, poi ha smesso, mio zio anche, mio nonno faceva l'attore filodrammatico, insomma sono nato in una città, a parte che Livorno è piena di pittori, che comunque mi ha fatto respirare queste due attività da subito e l'ho fatta tutte e due, non lo so, mi è venuta così. E poi c'è la gente che ti aspetta tutte le sere davanti al teleschermo con una nuova uscita, diciamo, e dei personaggi veramente eccezionali, meglio degli originali. Mamma mia, allora è un problema, assessore, vuol dire che gli faccio una buona pubblicità. Sì. Che abbiamo visto nei panni un po' di tanta gente, chi è il personaggio a cui tieni di più, se ce n'è uno? Ma a dire la verità io sono un po' appassionato di quelli un po' più desueti, tipo Gino Paoli, Nanni Moretti, quelli un po' più strani, diciamo, però non posso negare per esempio che Valentino sia stato ed è tuttora il più trascinante e tantomeno che quelli sull'attualità siano più funzionali, insomma, che è un programma di satira. Inoltre due chiacchiere con il giullare, o per meglio dire col suo direttore, Andrea Spadoni. Andrea Spadoni, direttore del giullare. Sì, direttore, insomma, una parola... A me sta un po' antipatica, direttore, perché mi sa di persona... Ultimamente anche a me, non ti dico perché. Perché ti sta antipatico il tuo direttore, no... Direttore, i cioè, tuoi direttori. I direttori sono direttori e quindi fanno i direttori. Ah, invece a me resta un po' antipatica perché alla fine la mia missione è quella di come un padre del giornale più che, che il direttore. Quindi alla fine il direttore, no, dall'idea della figura importante, giacca e cravatta, ricco o che comunque guadagna. In realtà io faccio le veci, come tu hai detto, del padre che insegna al giornale a andare avanti, a crescere e quindi faccio più sacrifici che altro. Nuovo numero, uscito sì, adesso. Sì, abbiamo questa edizione proprio di oggi, uscita oggi, dedicata proprio all'estate, abbastanza, il titolo è abbastanza chiaro, non è che si lascia intendere, mi sembra la foto anche... È uscita proprio anche nel giorno giusto, fa un caldo oggi che ci si ricorderà per un bel po'. Meno male, io sono per il caldo, quindi se ci fosse il mare vicino a casa nostra, invece che bisogna prendere la macchina e andare mezz'ora, però insomma... Mezz'ora ci si cava, però diciamo. Subito, ci vorrebbe sotto casa, comunque no, il caldo... No, l'estate è un bel numero, noi abbiamo dato spazio a varie forme di vivere questa stagione che tutti aspettavamo, ma l'apertura, ci tengo a dirlo, è dedicata a una cosa molto bella. Praticamente siamo stati un giorno intero a Massa, sulla spiaggia di Ronchi, dove siamo diversamente estate, dove vengono ogni anno vengono ospitati i ragazzi dell'APR di Pistoia. I ragazzi dell'APR di Pistoia vanno ogni anno vengono seguiti da volontari operatori e guarda, io sono stato nella giornata, è stata un'esperienza veramente molto bella, devo ringraziare proprio Luigi Bardelli che è il presidente che ci ha fatto fare questo servizio e è una bella esperienza, quindi è un articolo anche da leggere che l'ha scritto poi una ragazza che collabora con noi e che fa la volontaria da lì da 10 anni, quindi insomma si è raccontato questo aspetto. Lo conoscete bene l'ambiente? Sì, sì. Poi abbiamo raccontato tutto, come andare in vacanza con i cani. Abbiamo fatto un'inchiesta sul fatto che le vacanze non ci va più nessuno, quest'anno ci vanno molte meno persone, l'ansia è la propria costume perché c'è anche quella, e poi lo spazio a Senza c'è un amico che ogni mese sul giornale prende 5 pagine con tutte le foto di tutti gli eventi, tutti gli ospiti. E ha dato anche delle belle soddisfazioni. Per ora sì, insomma siamo a quasi, diciamo, a metà, più della metà dell'opera. Ora ci fermiamo un mese, abbiamo fatto
giugno e luglio, un mese, ripartiamo a settembre con gli ospiti probabilmente più grandi, quelli più importanti, Pieraccioni, Bocelli e poi Giorgio Panariello. Grossa soddisfazione, è stato un impegno importante perché non era facile, sulla carta sembrava più facile fare una manifestazione così, però ogni settimana restare alti di livello come ospiti, riempire la piazza, avere sempre, dare soddisfazione a chi ci viene a vedere, non è semplicissimo. Avete fatto un ottimo lavoro, un in bocca al lupo, e quindi grazie. L'appuntamento è per il settembre. Grazie a tutti, grazie. Ma sentiamo Walter Santillo direttamente dal palco del Gambrino, si insenti se c'è un amico, con una piccola anticipazione di chi troveremo a settembre. Con un settembre a dir poco straordinario, perché sarà un settembre con ospiti fantastici. Si inizierà con Bocelli, passeremo a Pieraccioni, ritornerà a Panariello, ci sarà Pippo Baldo che chiuderà questo settembre a Montecatini, e poi i Nomadi, e poi Omar Pedrini di Timoria, e poi Brosio e Ampano, e forse Pupo. Insomma, sarà un settembre straordinario. Quindi vi aspettiamo tutti a settembre con gli speciali da Senti se c'è un amico, ovvero dal Caffè Gambrinus di Montecatini Terme. Da Montecatini è tutto, c'è che Vittor Ugo.